accomodati, signor barone. Sua Altezza Serenissima il principe di Metternich vi attende. Grazie. Avete visto? Avete sentito cosa gridava? Non conosco molto bene l'ungherese, Altezza. Non dite bugie, Hubner. Gridava a basso Metternich e viva la libertà. La libertà. Accomodatevi, prego. Quando siete arrivati a Vienna? Poche ore fa, Altezza. Ho lasciato Lipsia non appena mi è giunta la vostra comunicazione. Sostituirete il conte di Wickelmaum, quale rappresentante diplomatico presso il viceré del Lombardo-Veneto. Milano è un punto strategico per l'impero asburgico. E io non posso fidarmi di nessuno laggiù. Dunque, spetta a voi farmi sapere. Dovrete riferire sempre direttamente a me. Da voi ho bisogno di sapere che aria tira, come si comporta la gente. Invierò direttamente a voi i miei dispacci, Altezza. Il Lombardo Veneto appartiene all'Austria da oltre un secolo. Perché non ci vogliono più? Adesso Metternich è diventata una parola d'ordine anche laggiù. Badate, non ne faccio una questione personale. Non mi importa affatto di lasciare questa poltrona. Però ricordatevi bene questo. Fuori io, dentro la rivoluzione. Ecco il rapporto del vostro predecessore, il conte di Wickelmaum. Sentite, sembra una gazzetta. 3 gennaio, sciopero dei tabacchi. I milanesi decidono di non fumare sigari per danneggiare le finanze austriache e assaltano i nostri soldati che stanno pacificamente fumando in strada, chiamandoli provocatori. Si è reso necessario un intervento repressivo della polizia. 6 morti e 53 feriti. 15 gennaio, una delegazione di cittadini milanesi presieduta dal professor Cattaneo propone una serie di riforme nell'agricoltura, nell'industria, nel servizio sanitario. Cattaneo, ricordatevi questo nome. Vedo che i rapporti con i nostri sudditi italiani non sono facili. Scusate, Altezza, ma non pensate che accogliendo i suggerimenti di gente come questo Cattaneo potremmo fare qualcosa per migliorare la situazione? La nostra monarchia è un vecchio edificio, Hubner. Modificate un muro, aprite una porta o una finestra e rischierete di farla crollare. No, non si può fare qualcosa. Purtroppo ci sarebbe tutto da rifare, ma sono costruzioni che non si improvvisano. 7 febbraio. Come atto di omaggio al Papa liberale a Pio IX, 12 dame dell'aristocrazia milanese sono comparse alla Scala vestite di bianco e giallo, i colori del pontefice. E il rapporto potrebbe continuare. Dimostrazioni. Le chiamano dimostrazioni, queste bravure da carnevale, queste sfide da bambini da veglione mascherato. Dimostrare, dimostrare, ma dimostrare che cosa? Ma perché si agitano? Non è solo Milano, Altezza. Tutti gli stati italiani sono in agitazione. Gli altri stati posso anche capirli, ma è Lombardia. Il Lombardo-Veneto è di gran lunga il più ricco e il più prosperoso di tutti gli stati italiani, con più industrie, più strade, il reddito più alto. E allora? Vogliono l'unità d'Italia, Altezza. L'unità d'Italia, l'unità d'Italia. Ma cosa hanno in comune un industriale lombardo e un pastore siciliano? L'Italia non è una nazione, l'Italia è un'espressione geografica. Vedo che leggete ciò che scrivo. Come stanno le vostre piccole? Sono stato a salutarle prima di partire dall'Ipsia. Stanno bene. Marta ha ormai 5 anni. Non hanno più lasciato il convitto dalla morte di Sofia. Si ricordano di voi. Tutte e due. E vostra madre? Le ho chiesto
di raggiungere le piccole dopo la mia partenza. Vi trovo più sereno, Alessandro, più forte. Mi auguro che l'Italia vi faccia bene e vi aiuti a dimenticare. Marzo 1848. In viaggio verso l'Italia. Un'espressione geografica, come dice Metternich, composta da 7 fra gli stati più retrogradi d'Europa. In Toscana, satolli proprietari terrieri. Nel sud, pochi padroni e molti braccianti affamati. Roma, un piccolo borgo in mezzo a una campagna desolata. Torino, una corte provinciale che parla francese. Ha proprio ragione Metternich. Di tutta l'Italia si salva solo la Lombardia, con le sue manifatture. La Lombardia potrebbe essere la regione più ricca d'Europa, ma rischia di soffocare se noi continuiamo ad imporre le stoffe austriache e i prodotti metallurgici della Carinzia. Già, forse anche per questo che ce l'hanno tanto con noi. Marzo 1848. A Trento ho trovato un dispaccio postale con le gazzette da Parigi. Dopo la fuga di Re Luigi Filippo sono al potere repubblicani e socialisti. La Francia è di nuovo repubblica. La gazzetta reca notizia di preoccupante agitazione in Boemia, in Croazia, in Ungheria. Mi tornano in mente le parole di Metternich. Paragonando la rivoluzione ad un libro, temo che siamo ancora alla prefazione. Marzo 1848. Stamattina sono arrivato a Milano, capitale del Lombardo-Veneto e residenza del viceré. Una grande e moderna città di 160.000 abitanti. Signore? Sì? Il vostro sigaro, signore. Che cos'è il mio sigaro, signore? Sarebbe meglio che lo spegneste, signore. Davvero, signore? Sì, signore. Il fumo vi dà fastidio, signori? Per l'appunto, signore. Il signore è appena arrivato. Forse non sa. I cittadini di Milano, signore, hanno deciso di non fumare. Non vedo come questo riguardi me, signore. Chi non fuma non compra sigari, signore. E questo è un brutto colpo per le finanze austriache. A meno che voi non siate... Ripeto, signori, che questo non mi riguarda. Spegnete quel sigaro, signore, oppure... Oppure? Oppure ci penso io! Parol von Hitte, drei Himmel dort. Ja, ja, doch. Ergib dich! Ist fertig! Kannst nicht mehr weiter! Halt! Stehen bleiben!
te se propiti ci geta bella, te se propiti ci geta bella, brille ugit, ugit come una stella. Dai parla, dai parla, mio ben, intanto parlarem chi sia il bel ciel seren. Che c'è? Novità. Dopo. Dite se tal suc, stella durata. Mi sun chi al suc, carel menanu, e mi sunchi, sunchi sulle distesa. Riposa, 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 mio ben. Te senta la finestra e non senti al seren. Te senta la finestra e non senti al seren. Bravi, 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 veramente bravo. Sì, vero. Oh, caro Cernuschi, incominciavo a pensare che non vi sareste più fatto vivo. Conte Borromeo, conoscete il signor Enrico Cernuschi? Ma che avete? Sembrate tutto accaldato. Una corsa. Ero con due amici e abbiamo avuto a che dire con un austriaco davanti alla bella Venezia. Una sfida, eh? Forse. Se fossimo rimasti sul luogo sarebbe terminata con una sfida. Ma siamo scappati ed eccomi qua. Scappati. Sì, non ho nessuna intenzione di dare agli austriaci un pretesto per arrestarmi. Tanto più credo che non aspettino altro. Ah, voi forse siete uno... Sì, signore. Sono uno di quelli che intendete voi. E come mai non portate il tricolore all'occhiello? In questi giorni pare essere di moda. Non vedete il mio vestito nero, signore. Sono in lutto. Ah, non sapevo. Me ne dispiace infinitamente. Posso chiedere che vi è mancato? La patria, signore. Una patria libera. E porterò il lutto finché non tornerà libera. Il che non vi impedisce però di curare come si conviene il taglio dei vostri abiti. Ah, questo mai. Non concederò mai allo straniero di vedermi poco elegante. A voi forse vi vestite a Parigi? Dio mio. E dove altro al mondo ci si può vestire? Chiedo scusa. Attenzione, quello non è dei nostri. Il conte Borromeo, lo conosco. Tosun d'oro dell'impero, scienziato principe dell'Austria. Non capisco come mai si sia rischiato in questo covo di cospiratori che è il salotto della contessa Maffei. Ho invitato la contessa. Credo per sapere un po' come la pensa. A che proposito? Sulla situazione. È molto amico di von Spau, di O'Donnell, di tutti i pezzi grossi austriaci. Ma quello non si interessa di politica, solo di botanica, di mineralogia. Il regno minerale, le regole immutabili che governano i vegetali, ecco l'esempio per la società umana. Forme di governo che hanno secoli e secoli di storia, di esperienza, di successi, sono una garanzia, non vi pare? Salta giù del letto, oggi già mia, salta giù del letto, oggi già mia, ed erva un la gelosia. Dunque, la situazione è tesa. Il popolo freme e gli austriaci hanno i nervi a fior di pelle. A questo punto può bastare una scintilla, un incidente, una notizia da Palermo, da Parigi,
per far scoppiare ogni cosa. Ecco che l'è chi, la tua Gigetta, ecco che l'è chi, la tua Gigetta, sì, bel gaitan, son tutta freschinetta. Quali sono le ultime notizie? Dopo Leopoldo in Toscana e Carlo Alberto in Piemonte, pare che anche Pio IX stia per concedere la Costituzione. L'Italia si muove, finalmente. La Gigia tua le chi proprio al seren. Guardiamo anche il mondo degli insetti. L'ape regina che cosa ha mai concesso alle api operaie? Dobbiamo ritrovarci tutti al cova per discuterne. Perché non invitiamo anche Cattaneo? Ma lo sai che non c'è prove. Ci giudica degli irresponsabili, non credo che verrebbe. Bisogna provare. In un momento come questo è l'unico che possa guidarci. Vedrò di parlargli io. Allora restiamo d'accordo per il cova. Bisogna stendere un piano d'azione. Non possiamo trovarci impreparati nel caso scoppiasse qualcosa. Vado ad avvertire gli altri. Vi prego, scusatemi voi con la contessa. Riposa. Gli insetti hanno una disciplina meravigliosa. Riposa, mio ben. Te senta la finestra e non senti al seren. Te senta la finestra e non senti al seren. Bussi Giacomo. Voi siete di buona famiglia, istruito. Non dovreste mescolarvi a questi schiamazzi di strada. Di che potete accusarmi? Dire a un signore che il fumo è nocivo alla salute è un'azione perlomeno innocua. Voi conoscete l'ultima notificazione dell'Imperial Regio Governo di Milano? È vietata qualunque azione di per sé stessa innocua che possa assumere il carattere di una dimostrazione politica contraria al vigente ordine legale. Il portare certi colori e metterli in vista, il portare certi distintivi e segnali, l'affluire ad un dato luogo di convegno, il fare collette, il raccogliere sottoscrizioni, il cantare o declamare certe canzoni o poesie, l'applaudire e il fischiare certi pezzi di un'azione drammatica o mimica, e così via. Domani sera, domani alla Scala c'è l'Attila di Verdi. Ricordatevi di fischiare, Conte Bolza. Se doveste applaudire potremmo ritrovarci insieme in Gattabuia. Marzo 1848. Sono ospite del conte Fichelmont alla Scala. Pare non si possa conoscere Milano senza conoscere la Scala, e che conoscere la Scala voglia dire conoscere Milano. Joseph Alexander von Ibner, il conte e la contessa Baudet de la Garde. Il barone von Ibner è giunto ieri da Vienna per sostituirlo. Oh, da Vienna? Come sta il nostro imperatore? Ultimamente. Ho potuto vederlo non più tardi di una settimana fa ad un ricevimento ufficiale. Il barone ha visto l'imperatore. Ma è meraviglioso, non trovate? Uffa, sempre che il Verdi. Ma l'è vera che scioppa la rivoluzione in Boemia? A Londra, la sera a Milano e la Lore. Dice che la fa venire dal Bengala. Della nostra, due la sbatte. I contadini, Dio. Noi contadini in più per l'Austria. Se resta una caga, era un pulaster, che l'era una meraviglia. Perché oramai, Elvi, la terra più si bella,
La se trempie, mo. E guarda la lumelina, come le bela. I corna culquinà. Anim, in i tuoi ganchi mi rovina, caro il messur barone. Se esportano e se venna gota. All'inverno stanno qui in fabbrica. E appena ven la primavera, dicen che devi pensare alla campagna. Te capì? Quando è che è il corpo patriottico? La secondata? Dammi un corno. Dai, dai, tira fuori il corno di Temani. Mi vuoi portare il vino? Ti tira fuori un po' di pan che mi cucchia il formaggio. Dai, e salame, te che ne no? Ma no, mi tira su. Beh, fai una bella roba, cominciamo a mangiare qualche ganchino. Ah, sì, ti tira su. Ciao, sto corno. Poi, che razza diventi importante? Mi portare, arriva un po' di barbera, abbiamo quello. Buon! Ti è stato il barbera. La società di Elegantun, la dervi iscrizione. Uè, te vis come l'è vestita? La se vergogna nanca. Venite, Hübner, lasciate che vi presenti Milano. Ora è tutta vostra. I palchi dell'aristocrazia milanese. Il principe Belgioioso è stato in carcere per cospirazione, poi sua maestà imperiale lo ha graziato e da allora sembra abbia messo la testa a partito. È un cantante raffinato. Quello là è il conte Borromeo, un entomologo famoso e anche uno spirito originale. Il conte Gabrio Casati, podestà di Milano da 11 anni. Suo cognato, ricordate quel Federico Confalonieri, condannato a morte per i fatti del 21, poi graziato dall'imperatore. Occhio a Casati, da un accertamento privato risulta che negli ultimi anni il nostro podestà abbia acquistato vasti possedimenti terrieri in Lomellina, in Piemonte. Voi mi capite? Casati è un amico assai prudente dell'Austria, ma a me ha sempre fatto l'impressione di un ambiguo. Non me la sentirei di giurare su di lui. La contessa Maffei con il suo cavalier servente, un giornalista, Carlo Tenca. Ah, ecco Cesare Correnti. In questi ultimi tempi pare che si stia dando molto da fare. Certo non lavora per noi, come Attilio De Luigi, eccolo. Dicono che sia uno dei capi mazziniani milanesi. Accanto a lui Enrico Cernuschi, un giovane tanto raffinato quanto focoso. Ho avuto il piacere di conoscerlo. State guardando quelle due file semivuote? Si riempiranno presto. Sono riservate agli ufficiali della guarnigione. Ecco un altro stupido motivo di attrito fra i milanesi e gli austriaci. Anche ieri ho sentito chiedere l'abolizione. Assurdo. Qualsiasi concessione all'opinione pubblica in questo momento sarebbe una ritirata, sarebbe una confessione di impotenza da parte dell'Austria. Non sono due file riservate che fanno dell'Austria una potenza. Il caro Figelman è un pericoloso democratico, Hübner. Ve lo segnalo, scrivetelo a Metternich. Vorrei solo che noi austriaci fossimo, come dire, più sopportabili. Nessuno può sopportare i dominatori del mondo. Il fatto è, caro Hübner, che l'Austria mantiene in Italia dal 1815 l'ordine contro l'avanzata del liberalismo. È facile parlare male dell'Austria, accusarla di tirannia. Ma chi come l'Austria è sempre pronta ad accorrere ovunque vi sia il minimo accenno di rivoluzione, di sconvolgimenti politici? Solo la Russia. Io sarò un sentimentale, ma credo sinceramente che questo sia il compito che Dio ha affidato all'Austria. Thank you.
c'è Regina, che profilo. Lei è la sorella di Carlo Alberto. Che bella famiglia, sti Savoia. Aspettavamo il vostro arrivo, barone von Huber. Benvenuto a Milano. Dove siete alloggiato? Alla Bella Venezia, altezza. Vi farò preparare subito un appartamento a Palazzo Reale. Vi attendo domattina stessa. Vi ringrazio, altezza. Piacere rivederti. Com'è la vita qui a Milano? Oh, situazione tesa, ma non si sta male. Scala, teatro, balli, cene. E le donne sempre sensibili alle divise. Vedo che ti diverti. Sì, finché dura. L'atmosfera è un po' incosciente, non so se te ne sei già reso conto. Gli austriaci a Milano vivono tutti come se fossero in vacanza. Ma a Vienna che cosa vuole in pentola? Sembra un po' troppo giovane per sostituirla fra noi, Conte. Avrà poi l'esperienza necessaria. Vi prego di dispensarmi da rispondere. Ma è vero che sarebbe figlio naturale di... Così si mormora. Allora, si spiega tutto, non trovate? La rivoluzione di Parigi non ci voleva. Metternich è preoccupato. C'è troppa gente che incomincia a desiderare la sua morte. No, non ce la faranno mai. Quello è immortale, come il nostro Radetzky. Come sta il vecchiaccio? È in teatro? No, lui viene solo per gli spettacoli di danza, sai, le ballerine sono il suo debole. A proposito, domani sera al Cova c'è una cena in suo onore. Ma di niente donne. Sai, una cosa solo per militari. Parlerete dunque della situazione attuale? Beh, può darsi, sai, fra una portata e l'altra, qualche parola. Senti, Rat, io sono a Milano da pochi giorni. Partecipare a questa cena forse mi chiarirebbe molto le idee. Credi che potrei intervenire? Beh, vedi, non è così facile. Comunque vedrò di fare il possibile. Allora ci conto. È impossibile. Divertiti. Grazie. Thank you.
Distanza a Milano. È abbastanza villano, mi pare. Entra in un palco senza essere invitato. Non si presenta neppure, non domanda neppure scusa. Non ci vedevamo da molto tempo. Forse era ansioso di salutarmi. Beh, allora, ecco il momento. Abbasso l'Austria! Viva! 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 Viva
17 marzo 1848. Mi reco a Palazzo Reale per incontrarmi con il viceré e prendere possesso dell'appartamento assegnatomi. Dopo i fatti di ieri sera, l'agitazione in città è generale e a quanto pare non solo qui a Milano. A Parigi i francesi hanno scacciato il re e fatta la Repubblica. Che cosa faranno i milanesi? Sono atteso da Sua Altezza l'Arciduca. Il viceré è partito, signore, ha lasciato Milano. Non sapevo che dovesse partire. È partito all'improvviso, signore, anche l'arciduchessa. Voi siete il barone von Hübner, vero? Sì, sono io. Il vostro appartamento è pronto, signor barone. Grazie. Se volete accomodarvi. Vedi, io faccio il falegname. Ho moglie, 4 figli. Mi hanno cacciato in galera per debiti. Non pagavo le tasse. Non avevo un soldo. E tu invece in galera ti sei fatto mettere apposta così per il gusto di sfottere un austriaco per l'Italia. Non ti capisco mica io a te, sai. Lo sai che il Lombardo-Veneto è un'ottava parte dell'impero e invece paga il terzo di tutte le tasse? Quando avremo cacciato gli austriaci e fatto l'Italia, questa è una delle tante cose che cambieranno. Dal giorno alla notte, le tasse saranno pagate equamente e da tutti, ciascuno secondo le sue possibilità. Secondo le sue possibilità? Ma allora ai signori non ci conviene mica fare l'Italia. Ma cosa credi che vuol dire Italia? Italia vuol dire libertà, vuol dire giustizia per tutti, vuol dire scuole, strade, ospedali, vuol dire condizioni di lavoro diverse, umane. Vuol dire impedire lo sfruttamento, impedire che bambini lavorino nelle fabbriche. Vuol dire tutte queste cose insieme. Capisci? Sì, ma per adesso carcere, bastonate e fucilate nella schiena. E poi chi ce lo dice a noi poveracci che se le cose cambiano, che se viene Carlo Alberto o Pio IX, tutto va a posto da solo, dai. E allora fatela te l'Italia, te e la gente come te. Metteteci le mani anche voi. Non lasciatela fare a Carlo Alberto, ai ricchi, ai nobili o a qualche studente. Ma così non facciamo più l'Italia, facciamo la rivoluzione. È la stessa cosa. Deve essere la stessa cosa. Intanto cominciamo con Radeschi. Radeschi? Ma chi lo butta fuori da Milano, Radeschi? Ma lo sai che c'ha 100 cannoni? Vieni, ti presento al vecchiaccio. Maresciallo Radeschi, permettetemi di presentarvi il barone von Hübner. Ah, bene. Siamo lieti di avervi fra noi. Servizio diplomatico, vero? Sì. Ecco, vedete, signori, io ho chiesto 80.000 soldati a Vienna e mi hanno mandato un diplomatico. Guarda, abbiamo scelto proprio il luogo più adatto.
Il momento è fin troppo favorevole. Dobbiamo approfittarne. Il popolo di Vienna ha già dato l'esempio. Bisogna spargere la voce che tutti domani alle 12 si trovino armati. Può e come può. Con armi corte, pistole, stocchi. Tra le chiese di San Babila e di San Carlo. E poi? Andremo tutti insieme ad occupare il palazzo del governo. Il viceré è scappato. Dichiareremo decaduto il governo e vacante il potere. Poi tutti insieme ci recheremo al Broletto ed obbligheremo il podestà a formare un governo provvisorio e ad assumere il potere. Ma Casati ha paura, non accetterà mai. Vedremo se rifiuterà ciò che il popolo gli chiederà a gran voce. E se rifiutasse? Se il podestà rifiuta, sarà il popolo ad assumere il potere. Per formare un governo provvisorio ci vogliono dei nomi. Bisogna che ci siano i rappresentanti di tutte le forze. Tutti coloro che la gente riconosce naturalmente come capi. Il podestà innanzitutto. Casati. E poi? Il conte Borromeo, il conte Porro. E tu credi che Casati e i suoi amici ti seguano sulla via della rivoluzione? Io sono d'accordo con Clerici. Dobbiamo dimostrare che siamo capaci di superare le diverse ideologie e di lavorare tutti insieme per cacciare gli austriaci. Poi penseremo al resto. Tentiamo, ma non sono d'accordo. Allora scrivi. Casati. Porro. Borromeo. Cattaneo. Cattaneo. E come reagirà Radeschi? Non credo che starà con le mani in mano. Siamo pronti. Anche contro Radeschi. Tre giorni di sangue assicurano 30 anni di pace, è sempre stato così. Guardate come trema, comincia ad invecchiare. Il generale Walmoden ha abbassato bandiere. Troppe donne per gli anni che ha, o troppi anni per le donne che vuole. Sì, tutto sommato, niente di grave. Un paio di concessioni, qualche bella parola. Il popolo di Vienna tornerà al suo vino, alle sue donne, ai suoi canti. Spedito Metternich, se ne farà venire un altro. Giovanotto, i ministri vanno su per cadere. E quanti ne ho visti cadere, io non li posso nemmeno contare. L'uno o l'altro, è lo stesso. Tanto poi a decidere siamo sempre noi. L'esercito. Che a Vienna su una certa poltrona ci sia il sedere di Metternich o quello di un altro, non ha mai avuto nessun effetto sulla mia digestione. Non spero che non vi siate offeso. Offeso? Non capisco perché. Come non detto. Ah, io ho sempre stimato moltissimo il vecchio Metternich e gli auguro di tornare a galla presto, se lo merita. E Milano? Milano cosa? Beh, Milano è in fermento. Ah, sì, sì, lo so. Ma ho già preso le mie misure. Ho detto al viceré di levarsi dai piedi. Non così, naturalmente. Ma lui ha capito. E quello che importa è che Sua Altezza
Il principe Ranieri, viceré del Lombardo-Veneto, a quest'ora è molto lontano da qui. Qualunque cosa dovesse succedere a Milano, chi comanda sono io. E le armi. Bisogna convincere Cattaneo. Ma lo sai che Cattaneo ha sempre considerato inopportune, avventate, inutili le nostre dimostrazioni. Ma ora è diverso. Sono anni che Cattaneo ci ha preparato a questo momento. In fondo, se tutti noi oggi non sogniamo che una Milano libera, moderna, progredita, lo dobbiamo a lui, a quello che ci ha insegnato. Ha ragione. Cattaneo è l'unico a Milano che oggi possa formulare un programma d'azione e di governo. D'accordo. Vedrò di parlargli io. Ma intanto andiamo avanti con il nostro piano. Domani, con la forza. Chi è d'accordo con me alzi la mano. Vienna,
2 marzo 1848. Il principe di Metternich, primo ministro dell'impero austro-ungarico, incarica il diplomatico Alessandro von Hübner, un suo pupillo, di recarsi a Milano quale rappresentante del governo imperiale presso il viceré del Lombardo-Veneto. Un vento di rivolta agita il Lombardo-Veneto, come tutto l'impero. Insurrezioni in Boemia, in Croazia, in Ungheria. A Milano, incidenti quotidiani provocati dallo sciopero del fumo, dimostrazioni e proteste di comitati patriottici. Il 16 marzo, alla Scala, vengono indicati a Hübner i principali esponenti dei circoli patriottici e dell'aristocrazia milanese. Da un lato De Luigi, Cernuschi, Correnti, Tenca. Dall'altro il principe Belgioioso, il conte Borromeo, il podestà Gabrio Casati. Hübner ha anche modo di fare la conoscenza del conte Boudin de Lagarde, un funzionario austriaco, e di sua moglie Amelia. Durante la rappresentazione esplode improvvisamente la notizia della caduta di Metternich. A Vienna il popolo è in rivolta e ha chiesto la Costituzione. Il mattino successivo, quando Hübner si trasferisce a Palazzo Reale, viene informato che il viceré ha precipitosamente abbandonato Milano. La stessa sera, al caffè Cova, Hübner viene presentato al feldmaresciallo Radetzky, che confessa al giovane diplomatico di aver spinto il viceré ad andarsene per rimanere l'unico arbitro della situazione in caso di pericolo. Intanto, in una saletta superiore dello stesso caffè, gli esponenti dei circoli patriottici, fra cui Clerici, Cernuschi, Correnti, Manara e Bertani, decidono di approfittare del momento propizio e di agire. Mentre si stabilisce di cooptare alla causa il professor Carlo Cattaneo, i patriotti organizzano una manifestazione per l'indomani, il 18 marzo 1848. Domani, con la forza. Chi è d'accordo con me alzi la mano. Thank you.
caretta del sole. Maria, che giorno deschi, dieta e assenzio in maro, e per paghe devo tu, per la giacchetta del sole. Troppo in fretta, signori miei. Abbiamo definito ragazzate, impennate da teste calde, certe manifestazioni di intolleranza come lo sciopero del fumo, le dimostrazioni del carnevale, ed ecco che tutto ad un tratto la situazione precipita. Qui non si tratta più di riforme, di costituzione, qui, signori, è in gioco l'ordine. Albiffi Scala, non più tardi di ieri l'altro, ad un tavolo di signori che si sarebbero definiti distinti, si è sentito più di una volta la parola Repubblica. È certo che esiste un comitato di cospirazione. Ma sì, sì, non mi riconosciamo tutti. Aspettano solo il momento propizio per scendere in piazza. Ora, migliore occasione di questa? Mettiamoci nei loro panni. Metternich è caduto. L'imperatore è costretto a fare concessioni. Poi c'è l'esempio della Francia che in un batter d'occhio ha scacciato il suo re e si è fatta repubblica. Persino il nome del Papa diventa una bandiera di battaglia. Il guaio, signori miei, è che non sappiamo neppure bene quello che vogliono. L'Italia. Ma l'Italia la vogliamo tutti, non vi pare? Ma come? Sì, alcune riforme, una politica di maggior distensione, sta bene. Una confederazione fra gli stati italiani? L'unione col Piemonte? Beh, possiamo anche discuterne. Ma c'è chi parla di rivoluzione. Rivoluzione, basta, si ferma lì. Beh, è un vero e proprio salto nel buio, eh? D'altra parte, che i tempi cambino, siamo d'accordo. Che certe strutture politiche possono essere invecchiate, sono pronto a concederlo. Piano, piano. Sì, sì, ma non facciamo confusioni, però. Se dobbiamo fare l'Italia, facciamola pure, volentieri, ma con giustizia. Che certe fondamentali gerarchie rimangano, come la storia li ha saggiamente create. Cioè l'ordine. L'ordine, innanzitutto. Il problema è uno solo. Austria o non Austria, purché la piazza non prevalga. Ma l'autorità che cosa intende fare? Voi, caro Casati, come podestà, che ne pensate? Ma io penso che la maggior garanzia per l'ordine sia sempre stata rappresentata da un monarca. Giustissimo. Comunque, se il governo e la polizia rimangono abbastanza forti da impedire turbolenze, non c'è nessun motivo di preoccuparsi. E se il popolo cominciasse a fare la voce grossa anche a Milano? Se minacciasse di sopraffare il potere legale. E se davvero volessero fare questa repubblica? Non dimentichiamoci che ci sono dei mazziniani tra i cospiratori. Calma, signori, non precipitiamo. Dopotutto, il popolo ci riconosce i suoi capi naturali, no? Lo ha sempre fatto. Non si muoverà senza di noi. Quindi sta a noi guidarlo. A guidarlo verso dove, mi chiederete? Verso la rivoluzione, no? Ma verso la cieca e rassegnata obbedienza ai governanti austriaci? A quegli stessi governanti che se la sono svignata da Milano appena è giunta la notizia della caduta di Metternich? Diciamocelo francamente, non è più possibile. I tempi sono maturi. Casati, mi scandalizzate. Ma esiste una terza via? Esiste, lo sappiamo benissimo. Appunto, ci stiamo dimenticando che un monarca illuminato, non lungi da noi, attende solo l'occasione per muovere guerra all'Austria. Carlo Alberto. Carlo Alberto interverrà sicuramente al momento giusto. Basta dargliene l'occasione, il pretesto. Ma chi ci garantisce che lo faccia? Carlo Alberto non si è mai pronunciato apertamente. La prospettiva di una repubblica ai confini del suo regno non gli farà certo piacere. C'è già la Francia dall'altra parte. Non ci capisco niente, perdonate. Bisogna che Carlo Alberto ci dia delle garanzie, faccia delle promesse. È necessario che qualcuno si rechi subito a Torino per sondare le sue intenzioni.
Potrei andarci io col conte Martini, se crede. Dobbiamo avere la sicurezza che se Milano si muove, Carlo Alberto interverrà. Che se l'imperatore d'Austria ci viene meno, possiamo contare sul re di Sardegna. Già. Ma nel frattempo che facciamo? Carlo, ancora alzato. Ci sono novità? Beh, sì, abbiamo indetto una grande dimostrazione per domani. Un'altra. Non sono d'accordo. Sapete come la penso. Con una dimostrazione in questo momento farete soltanto il gioco di due persone. Casati, che dimostrerà agli austriaci di essere il solo ad avere in mano la città. E Radetzky, che potrà così giustificare la repressione militare. Se ci tenete tanto a favorire Casati e Radetzky. La situazione è cambiata. Prova a girare per le strade. Entrare nelle osterie, tra i banchi del mercato. Dappertutto si sente parlare di farla finita, di cacciare gli austriaci da Milano con la forza. Ma con quale forza? Radetzky ha 20.000 uomini a tiro di voce e altri 80.000 ne può chiamare dalla provincia. Uomini armati, organizzati, pronti a ripetere i macelli che hanno fatto in Galizia. E voi? Quanti fucili avete? Quanti combattenti? Non hai capito il momento che stiamo attraversando. Basterà muoversi. Tutta Milano non aspetta che di insorgere. Poi possiamo contare su 40.000 fucili. Ah. Li avete visti? No, ma sono in arrivo. Vuoi che Carlo Alberto si lasci sfuggire l'occasione di aiutarci a dare il colpo all'Austria? E come no? Carlo Alberto manda 40.000 fucili ai milanesi perché conquistino la libertà. Sì, ma contro l'Austria. E se poi i milanesi rimandano i 40.000 fucili ai torinesi, perché anche loro conquistino la libertà. Amici, non lasciamoci trasportare dagli entusiasmi. Carlo Alberto non farà niente per noi, che non sia contro di noi. Non ama la libertà, non può amarla. Prima di essere italiano, sarà sempre un re, con un trono di privilegi da difendere. E i re possono arrivare a farsi la guerra, ma per strapparsi una città, uno sbocco sul mare, una miniera di carbone, di ferro. Ma di fronte a un popolo che tenta di ribellarsi, prevarrà sempre la loro solidarietà di casta. Per l'avvenire di Milano e dell'Italia noi non abbiamo bisogno di un re. Ma la nostra sarà una vera rivoluzione. Una rivoluzione si prepara, non si improvvisa. Ma contate le vostre forze. Fucili? 60. 600 forse, tirando fuori dai musei anche gli archibugi spagnoli. Preparazione? Nessuna. Organizzazione? Niente. E i capi? Qualche letterato? Qualche figlio di papà che è stato a Parigi? Ma non capite che state spingendo contro i cannoni austriaci un popolo disarmato, impreparato? E cosa dovremmo fare allora? Quello che ha fatto il popolo di Vienna. Chiedere più libertà, maggiore giustizia. A questo ci abbiamo già pensato. Sarà il primo passo. Domattina stessa inviteremo il podestà Casati a recarsi dal governatore a chiedere quelle stesse concessioni che l'imperatore ha accordato al popolo di Vienna. Il podestà Casati. Bella tempra di patriota. Con l'ordine austriaco della corona di ferro e quello piemontese di San Maurizio. Me le immagino le concessioni che chiederà. Il minimo indispensabile per tapparvi la bocca. No, quello che dico io è diverso. Non la rivoluzione, che è impossibile ora. Ne finirebbe in un bagno di sangue. E neppure la guerra, che ci farebbe cadere dall'Asburgo di Vienna ai Savoia di Torino. Ma chiedere,
chiedere con fermezza, esigere più giustizia. Meglio l'Austria con le riforme che Carlo Alberto in queste condizioni. Ormai gli stessi austriaci si stanno rendendo conto che la loro politica di repressione di sangue li ha cacciati in un vicolo cieco. Sta a noi imporgli l'unica via d'uscita. Volete che l'impero sopravviva? Accettateci fra di voi, come un popolo libero e sovrano, con diritti uguali ai vostri. Saranno costretti ad accettare. E sarà il primo passo. Dalla Lombardia, trasformata in uno stato libero, moderno, progredito, partirà la scintilla che trasformerà l'Italia in una federazione di stati autonomi, liberi. È molto bello ciò che dici. Ma la strada delle riforme non basta più. È troppo tardi, tu lo sai. Dove sono finite le proposte che hai fatto al governatore 2 mesi fa? Sei l'unico di tutta la commissione di studio a non essere finito in galera, a Lubiana. Forse sei libero per sbaglio. Non bisogna avere fretta. Tentiamo ancora. La faremo, la rivoluzione che vuoi tu. Ma dovrà essere una rivoluzione vera, non improvvisata. Forse hai ragione tu. Il tuo punto di vista può sembrare giusto. Eppure la realtà è molto diversa. E tu questa realtà ti ostini a non guardarla in faccia. Comunque vedrai, ti prometto che saprò forzare la mano a Casati. Te lo auguro. E se arrivassero i fucili? Non arriveranno. Non sono superstizioso, eppure credo ai presentimenti. Dopo la cena al Cova con Radetzky, sono rientrato nel mio appartamento. Ho esaminato le ampie stanze messe a mia disposizione nel palazzo del viceré. Un insieme nobile, triste, freddo, quasi lugubre. La stanza da letto mi ha fatto l'impressione di una camera mortuaria in un mausoleo regale. Cosa sarà successo veramente a Vienna? Che ne sarà di Metternich? Della mia carriera? Aveva ragione lui quando mi disse: ricordatevi bene questo. Fuori io, dentro la rivoluzione. Metternich ha tenuto in pugno l'Europa per più di 30 anni e adesso l'hanno mandato via. Sono preoccupato. Vi è l'incertezza assoluta, il timore di un rivolgimento violento e totale. Affacciandomi al balcone ho avuto un'insperata sorpresa. L'incantevole dama di ieri sera abita proprio davanti al mio appartamento, a pochi metri dalle mie finestre. Una combinazione degna della peggiore operetta. Marzo 1848. Nel caffè dove io facevo colazione si è presentato un messo governativo. Ha attaccato un manifesto e se n'è andato subito.
Parecchie persone si sono alzate dai loro posti. Hanno letto l'avviso. Si sono guardate sorridendo, come persone che si comprendono senza bisogno di parlare. Mi sono avvicinato e ho letto in silenzio. Dispaccio telegrafico da Vienna. Abolizione della censura. Convocazione degli stati generali. Avremo la rivoluzione come mi ha predetto Metternich. È più che probabile. Stavo rientrando a palazzo, l'insurrezione scoppiava. Mandile sarà sulla bottega. La strada si è vuotata nel giro di 5 minuti. Allarme generale per tutta la città. I botteghe venivano chiuse. Sarà su anche tante finestre, le porte delle case sbarrate. Ma Vivendi deve venire male. Ma cosa? Il vicerello è scappato, Mandi. Denqui a Milan comando un nuovo. Va bene, e se Radeschi ci spara addosso, com'è che si difende? E il fusil, dov'è che il trovo? Che tiro un sas della strada e mi porta via con lui. Sono andato a casa. Un ciapai arma che avevi, una pistola, un stilet e un bastun ferrato. E poi, insieme al mio fratello e con altra gente, si manda al palazzo del governo. La gente la formava di gruppi che parlavano di rivoluzione, i soldati e polizia che si trovavano in strada si mettevano a cuore della caserma che si è mandata in della contrada del monte. Sul luogo convenuto trovai moltissimi amici che mi aspettavano. Ci abbracciammo gridando viva i fratelli italiani. Era gente di ogni abito, di ogni viso, di ogni classe, che aveva inalberato sui bastoni fazzoletti di 3 colori. Non c'erano armi, appena qualche pistola e qualche stiletto. Gridavano viva l'Italia, morte ai tedeschi. Ci unimmo insieme e a passo veloce avanzammo verso il palazzo del governo. Ah!
vicino alla colonna del leone, alcuni uomini mi sollevarono da terra per farmi parlare. Sentì qualcuno dietro di me raccomandarsi che non nominassi la Repubblica. Domandai che cosa devo dire dunque. Mi venne risposto: il governo provvisorio, l'abolizione della polizia, la liberazione dei carcerati politici, la Guardia Nazionale. Cittadini, amici, il governo non c'è più. Questo è il momento di chiedere quel che vogliamo. Bene! Proclama, popolo di Milano, l'Europa ha gli occhi su di noi ed attende di sapere se la nostra lunga pazienza, il nostro lungo silenzio, venissero da prudenza o da paura. Il destino d'Italia è nelle nostre mani. Un giorno può decidere la sorte di un secolo. Proclamiamo che il nostro paese intende essere italiano e si sente maturo a libere istituzioni. Sì! Offriamo a tutti pace e fratellanza, ma non temiamo la guerra. No! Chiediamo l'abolizione della vecchia polizia. Sì! L'abolizione delle leggi di sangue. Sì! Dei detenuti politici, sì! La libertà di stampa, sì! Un governo provvisorio, la costituzione della Guardia Civica sotto gli ordini del municipio, certo! La neutralità delle truppe austriache, alle quali garantiamo rispetto e mezzi di sussistenza. Approvate il contenuto di questo proclama, cittadini di Milano? Sì! Sì! Viva Clerici! Del governo, allora! Sì, sì, al Palazzo del Governo! Proseguiamo la nostra marcia con ordine! Sì! L'ordine è forza! Sì! Sì. Thank you.
al palazzo del municipio, presto. Podestà, subito. Barone Alexander von Hübner. Accomodatevi. Chiedo scusa se salto i convenevoli. La situazione è grave. Si è sparato al palazzo del governo e sono stati uccisi dei soldati austriaci. Ma com'è possibile? Il sangue. Un gruppo di sconsiderati ha preso d'assalto il palazzo del governo. E sono rimaste uccise alcune guardie austriache. Vi prego di credere che non solo l'autorità municipale, ma la grande maggioranza dei cittadini depreca vivamente ogni atto di violenza e formula voti... Grazie, grazie. Il conte O'Donnell, nel timore appunto che questa minoranza di sconsiderati possa far degenerare la situazione, vorrebbe invitare il feldmaresciallo Radetzky ad occupare militarmente la città. Occupare militarmente? Desidera sapere qual è la vostra opinione in proposito. Ma io, opinioni in questo momento, il conte O'Donnell mi coglie alla sprovvista. Dovrei sentire almeno i miei collaboratori, almeno il delegato provinciale. Potete aspettare un istante. Va bene. Quattro fucili in più. Ecco come si trovano le armi. Adesso io vado al Broletto. Conte O'Donnell deve rendersi conto. L'ordine sta a cuore anche a noi, naturalmente. Più che mai a cuore, ma... Il nostro parere è che l'intervento delle truppe non farebbe che esasperare gli animi. La popolazione è già sufficientemente esasperata e la vista delle truppe potrebbe costituire una provocazione. Ma sono stati uccisi dei soldati austriaci. E la folla potrebbe reagire. Con che cosa, signori? Con quali armi? È contro una popolazione disarmata che volete far intervenire il maresciallo Radetzky? Dissuadete il conte O'Donnell dall'idea di chiamare l'esercito. Riferirò che questa è la vostra opinione. Ma naturalmente la decisione ultima spetterà al vicegovernatore. Se le truppe del maresciallo Radetzky invaderanno Milano, protesteremo con tutti i mezzi che avremo. Riferirò anche questo. Con tutti i mezzi legali, naturalmente. Thank you.
Carlo, vengo dal palazzo del governo. Abbiamo occupato il cortile. Ma pensa, occupato il cortile? Ci sono stati dei morti. Abbiamo tolto le armi agli austriaci. Quattro fucili. Quattro fucili? Però. Dove stavi andando? Hai deciso finalmente di essere dei nostri. Dei vostri, certo. Ma ho troppo rispetto del popolo per spingerlo a rischiose avventure. A Vienna il governo ha concesso la libertà di stampa, ha abolito la censura. E io ne approfitto subito, guarda. Ho qui le bozze di un nuovo giornale, il Cisalpino. Dopo 4 anni di silenzio si ricomincia. 4 anni fa il tuo giornale ha insegnato a noi giovani, a tutti noi, che soltanto da una Lombardia libera e progredita può partire l'iniziativa per una federazione di stati italiani. Guardati intorno, caro. Oggi noi cerchiamo di applicare la tua lezione. Tagliare le catene che ci tengono legate ad un mondo decrepito, tarlato nelle strutture, deficitario nell'economia, ingiusto. Ma non siamo pronti, Enrico. Ragiona. Le rivoluzioni si preparano. Sì, anche con questi. Ci vogliono piani precisi, uomini armati, quando si ha di fronte un esercito. Va bene, Carlo. Faremo senza di te. Dov'è Casati? Lassù. Cittadini! Amici! Cosa fa il podestà? Non si muove! Eppure questo è il momento di far valere i nostri diritti! Per ottenere in un solo giorno quello che da anni stiamo chiedendo invano! A Vienna il popolo si è mosso! E Metternich se n'è andato! E si è portato via la censura. A Venezia, a Palermo, a Parigi, chi si è mosso e ha chiesto, ha ottenuto. Chiamiamo il podestà e diciamogli di chiedere al governo quello che il popolo di Milano vuole. O abbiamo un podestà solo per i tempi di pace, per le prime alla Scala o le cerimonie in Duomo. Questo è il momento, popolo di Milano! Svegliati, Casati! Prima che sia troppo tardi! Casati! 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 Vieni fuori, Casati! 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 Vieni fuori, Casati! Quello che il popolo di Milano vuole lo sai! È scritto su tutti i muri della città! E siamo pronti a prendercelo con la forza! La cittadinanza preme. Bisogna andare al palazzo del governo, chiedere qualcosa, qualsiasi cosa, purché l'ordine sia salvo. Il conte O'Donnell è un mio vecchio conoscente. Intanto si avverte l'arcivescovo. L'arcivescovo? Sì, sì, l'arcivescovo, l'arcivescovo. Venite anche voi, andiamo. Thank you.
signor Podestà, viva l'Italia! Sì, sì, viva l'Italia! È la misura, che manca in tutte le cose. Perché ci siamo fermati? C'è la barricata, signor Podestà! Una barricata? Bisogna scendere, signor Podestà. Va bene, scendiamo. Podestà, di qui gli austriaci non passano! Viva l'Italia! Bravo, bravo, bravi! Bravi cittadini, bravi, ma conserviamo la calma. Ecco, io sono qui per questo. Andremo al palazzo del governo, parleremo, discuteremo, vedrete che tutto si concluderà per il meglio. Ordine e legalità! Viva l'Italia, certo, viva l'Italia! Ma stiamo attenti a non passare dalla parte del torto. Signor Podestà, la bandiera. Ecco, bravo, la tenga lì per quando verrà il momento. Non lasciatevi trasportare dalla violenza. Ordine e legalità. Ma soprattutto badiamo a non passare dalla parte del torto. Fate largo, fate largo! Casati con la giunta municipale. Dov'è il vice governatore Odonna? È ancora là dentro, deve essere morto di paura. Guarda la faccia di Casati, allora. Figuriamoci se quello lì la spunterà col vice governatore. Lascia fare a me. Fate largo, scusa, chiedo scusa. Vado a incontro Donne, signor Podestà. Sì. Ma accompagno io, venite con me, signor Podestà. No, non occorre, conosciamo... Largo, fate largo, signor Podestà, che si reca dal conto Donne a presentare le giuste istanze dei milanesi. Grazie, grazie, caro amico. Ma non datevi troppo appena. Ma domando e dico se questa è la maniera. Dico voi, signore. Ma calma, signore. Caro Conte. Eccellenza. Che cose, che cose. La circostanza purtroppo è quella che è, eccellenza, ma ella mi creda, non corre alcun rischio. Sì, vorrei potermene convincere, ahimè, ma tutta questa gente... Oh, amici, sono tutti amici, eccellenza. Io ho rinunciato a chiamare Radischi, stando al consiglio che mi avete dato, ma mi vedo assai prossimo a pentirmene. Vogliamo la Guardia Civica? Sì, la Guardia Civica. Avanti la polizia! Ma signori, signori, signor Podestà, ella comprende che questo non è il luogo per deliberare. Ci penserò, signori, ci penserò. Lasciatemi almeno il tempo di chiedere istruzioni. È inutile chiedere tempo. Rispondete invece al signor Podestà. Io veramente non ho ancora detto... Rispondete al signor Podestà. Avete sentito le sue richieste. Calma, calma, giovanotto. Ma voi mi chiedete cose per le quali io non ho alcun potere. Il potere l'avete. È un momento di emergenza. Voi non volete rispondere alle richieste del signor Podestà? No, ma no, cosa dite? Si potrebbe forse pensare a una sorta di guardia civica. Se sua eccellenza crede... Il conto Donner concede la guardia civica!
Basta la polizia! Giù le mani, maggiore! Visto lo stato di assoluta necessità per mantenere l'ordine, concedo al municipio di armare la Guardia Civica. E una! Scrivi anche questo. La direzione della polizia è destituita e la sicurezza della città è nelle mani del municipio. E due! Le forze di polizia consegneranno immediatamente le armi al municipio. E tre! Milanesi! Milanesi! Il vice governatore Conte O'Donnell ha concesso la Guardia Civica! La polizia sarà disarmata! Solo la municipalità manterrà l'ordine pubblico in Milano! La penna e il calamaio! Qui, Conte O'Donnell. Firmi i decreti davanti alla cittadinanza. Sotto, signor Conte. La firma va sotto, non sopra. Questa firma viene strappata con la forza, signore. Non importa. Varrà quel che varrà. Il conte ha firmato! Il conte O'Donnell ha firmato! Sì, signore. Dovrei dare ordine di disarmare la polizia. Sì, signore. E affidare a voi il comando. No, no, non a me. A me, signore, a me. Capisco. Lettera firmata dal conte Casati e controfirmata dal conte O'Donnell, vedo. Effettivamente, signore. Con decreto d'oggi, il vicepresidente del governo, Conte O'Donnell, ha affidato al municipio la sicurezza della città. Un provvedimento molto importante, direi eccezionale. Deve essere stato deciso con una certa urgenza, perché io, confesso, non ne sapevo niente. Infatti, signore, è stato deciso con una certa urgenza. Capisco. Chiedo scusa, signori. Sua Eccellenza il Feldmaresciallo Radetzky è stato informato di questa... sì, di questa nuova situazione? Non so, credo. Ma sì, è stato informato. Ha ricevuto o sta per ricevere una lettera in tutto simile a questa. In cui gli si chiede di disarmare l'esercito. Ma no, gli si chiede di attenersi a queste disposizioni. No, l'esercito non corre nessun pericolo. Sono lieto che l'esercito non corra nessun pericolo. E dunque, signore? Signori, sono dolentissimo di non poter aderire alla vostra richiesta. Vi prego di riferire al signor Podestà che mi è impossibile riconoscere altre autorità che quelle stabilite da Sua Maestà Imperiale e le cui decisioni non siano state strappate con la forza. Se il conte O'Donnell verrà qui di persona a confermare liberamente questa disposizione,
Sarò ben disposto a fare quanto mi chiedete. Ma si tratta di una situazione eccezionale. Signori, se la situazione è eccezionale, non capisco proprio perché si debba disarmare la polizia. Loro non conoscono il feldmaresciallo Radetzky, vero? No, signore, no. Ma io sì. E mi sembra già di vedere che faccia farà quando riceverà una lettera del genere. Generale von Schillers, generale Rath, colonnello Döll, maggiore Eitinghausen, tutti gli uomini in stato d'allarme, d'assetto di combattimento. Generale Rath, a lei la difesa di Palazzo Reale. Generale von Schillers, disponga perché i suoi uomini presidino immediatamente i principali edifici pubblici. Palazzo del Governo, Palazzo del Tesoro, della Giustizia, genio militare e d'uomo. Se occorre usi la forza. Colonnello Döll, i suoi uomini occuperanno il Palazzo Comunale. Se vi sarà anche la benché minima resistenza, tutti gli occupanti, dal podestà all'ultimo degli scrivacchini, saranno tratti in arresto e condotti qui al castello. Maggiore Eitinghausen, è necessario circondare la città e occupare i bastioni. Alle porte, Comasina, Porta Nuova, Porta Orientale, Porta Romana, Porta Ticinese e Porta Vercellina. Piazzare delle batterie di cannoni puntate verso la città. Niente e nessuno, né uomini, né armi, né vettovaglie potranno entrare da questo momento in città. Signori, potete andare. E ricordatevi, non fatevi riguardo di usare la forza. Scrivete. Alla congregazione municipale. Da recapitarsi ovunque si trovi. Milano. Si trova da questa mattina in stato di aperta ribellione contro il governo di Sua Maestà. Devo intimare l'immediato disarmo di tutti i cittadini. In caso contrario, mi troverò costretto nella dolorosa necessità non solo di bombardare la città, ma di far uso del saccheggio e di tutti gli altri mezzi e mettere nelle mie mani un'armata di 100.000 uomini e 200 cannoni per ricondurre all'obbedienza una città ribelle. Dal castello di Milano, 18 marzo 1848. Firmato Radetzky. Stava nascendo dietro l'ultima fila di case. Ho pensato che questa potrebbe essere l'alba dell'ultimo giorno. Molta gente sta ancora dormendo e non vede quel fuoco nel cielo, ma per l'uomo che affronta la strada più difficile sembra il ritorno. Ed io sono rimasto sorpreso di sentire così all'improvviso la certezza di vivere il vuoto, la paura di essere solo. E ti ho chiamata, l'amore finito da poco e il sonno che ha avuto pazienza di aspettare la fine del gioco, ora viene e si porta lontano.
tua presenza, la tua presenza nella strada si sta risvegliando l'illusione dei giorni lontani. Il ricordo del tempo perduto a rincorrere sempre il domani, ma il domani. Con il sole che stava nascendo dietro l'ultima fila di case, ho pensato che questa potrebbe essere l'alba dell'ultimo giorno. Molta gente sta ancora dormendo e non vede quel fuoco nel cielo, ma per l'uomo che affronta la strada più difficile sembra il ritorno. Ed io sono rimasto sorpreso di sentire così all'improvviso la certezza di vivere il vuoto, la paura di essere solo. E ti ho chiamata, l'amore è finito da poco e il sonno che ha avuto pazienza di aspettare la fine del gioco, ora viene e si porta lontano. La tua presenza, la tua presenza.